Ciao bimbe, ciao a tutte. Allora, oggi è venerdì 21 ottobre. Comincio questo vlog ora perché oggi ho un matrimonio. Non so quanto e se riuscirò a finirlo questo vlog. E vabbè, intanto ci provo. Vi faccio vedere la mia pettinatura, la mia acconciatura. Fra un po' mi vado a truccare. E niente, sono andata a cercare orecchini, insomma vedremo un po' cosa mi metto gli orecchini e nulla, vi farò vedere il mio outfit, dopo vi faccio vedere tutto. Tanto ora mi vado a struccare questo poco trucco che ho e ricomincio da capo, mi ritrucco tutta perché devo arrivare stasera al matrimonio, c'è alle 4 e poi si andrà a cena, quindi e nulla ragazze, via, si va, si comincia. Vado, tra poco. Allora, sono venuta di qua perché di là c'è mio marito e quindi userò questa roba qui, il primer di Rocher, i due mi do un po' uno dell'altro di mascara di Essence, poi userò questo qui che è di Primark, il correttore sempre di Rocher, la matita per le sopracciglia della Sien, questa qui è la Beauty Glazed. Che userò questi colorini sul rosa perché ho la tuta nera con fiore rosa davanti, poi dopo ve la farò vedere. Gli illuminanti questi della Make Up Revolution, poi vabbè, pennellini vari e spero mi manchi niente alla terra. La terra, il correttore però non l'ho preso, quello della Maybelline. Comunque lo vado a prendere, uso anche quello. Ecco il correttore di Maybelline, la matita per darmela contorno labbra. E questo qui da ultimo me lo darò prima, poco prima, dopo che sono pronta, insomma, quando mi sono già vestita, che è quello della Play Art di Clio. E niente, ragazzi, mi comincio a truccare un pochetto. Che truccarsi con capelli fatti senza potersi mettere una passata nel nulla è un gran lavorone. Questo è anche un po' illuminante e fa al posto della crema anche idratante della base. Poi tanto io dopo il fondotinta non me lo do. Sapete che vado a prendere anche la terra di Yves Rocher perché mi fa proprio da cipria, mi tampona un po' il lucido, ecco, perché questo primer secondo me per la mia pelle lucida un po' troppo. Questo mi serve, che ha un profumo buonissimo. Siccome è troppo chiaro io me lo uso come cipria. Come terra presa quella della Waikou. Sto schiumando, per ora sono arrivata qui così. Forse ci metto qualche pigmento della Inglot, questo colorino qui. Sì, qualcuno ce lo metto. E mi devo dare il mascara. La terra, fine, ma sto sudando. L'illuminante, poi il rossetto da ultimo, vabbè. E si vede dopo. Pigmento, ce lo do, appiccico con un po' di primer messo sul dito, il primer, poi faccio così, lo metto sul pennello, vediamo un po' se ci rimane. Qui casca giù, ma insomma, no, qui mi sono spostata.
Porca favola, con l'eyeliner, vabbè, da lavoro che ho fatto. Vabbè, tanto ci ripasso col correttore. Devo dire che ci rimane. Basta, perché sennò io esagero come al solito. Poi lo pulirò questo pennello, dai. Vediamo un po' se vi piace. Beh, c'è ancora la mascara, però volevo far vedere i pigmenti. Sì, mi piace, no? Non è molto appariscente, abbastanza lineare, sì. Qui c'è una luce pessima, comunque. Questi pigmenti cioè, mi faranno tutta la vita perché ne basta talmente pochi. Cominciamo con la mascara. Cominciamo subito con questo. Ora come fanno questi ciuffi? Mi danno una noia. Mi si è schizzato. Ma sono peletti questi. Ho solamente di farmi non una riga sotto, ma di passarmi un po' di colore. Ora prendo qui. Questo. Sarà troppo chiaro? No, prendiamo questo, che tanto è matto anche questo, vero? Marrone scuro, è un marrone bruciato, ecco, sì, mi fa un po' d'ombra, mi piace così. Ecco, mi è andato dentro l'occhio, perfetto. Questo qui non è anche il pennello giusto, ma tutta la roba di là, porca miseria. Un casino, ecco, tutto un terzo. Vediamo un po' come mi viene, se riesco a darmelo senza sbavarmi, eh. Sentite, ora metto il telefono in carica, se si rivede dopo quando sono vestita. Ciao bimbe, allora questo vlog l'ho interrotto ieri sera perché non ce la facevo, cioè non potevo vloggare a matrimonio, insomma. Come vedete siamo un po' ancora stravolti, ho il viso stravolto, sono tutta struccata perché siamo tornati alle 2 passate e poi insomma stanchezza, i piedi gonfi che non mi entravano più le scarpe. Ho dovuto, meno male mi ero portato un paio di sandali, sempre alti, perché se no la tuta mi avrebbe strusciato in terra. Però erano di quelli con la pianta larga, insomma, con il plateau alto e... Però dai piedi gonfi che c'avevo non mi entravano, cioè non mi andava tanto in giù il piede, infatti non ho potuto allacciarli, li tenevo sganciati, però... le scarpe non mi entravano più ieri sera, perché quando arrivai al tavolo ci sono quelle tovaglie lunghe, no? Che toccano, che quando si mette a sedere con i piedi sotto il tavolino nessuno ti vede, io mi levo le scarpe. E non le potevo più, me l'ero levata anche sulla macchina, però sulla macchina stavo bene. Errore gravissimo, perché avevamo fatto l'antipasto prima in un'altra location, vabbè. Errore gravissimo perché non mi entravano più le scarpe e dopo, meno male, ce l'avevo in macchina quell'altra.
insomma, è andata abbastanza bene, dai. Per il resto tutto a posto. Ho rifatto qualche riprese, le foto, vi metterò foto, riprese, naturalmente senza le facce dei protagonisti, perché non voglio che mette nessuno che non vuole andare su YouTube, insomma. Non voglio chiedere permesso, quindi non metto le facce e cercherò di farvi vedere qualche momento senza farvi vedere troppo, troppo svelarvi troppo i visi. E niente, ragazzi, ci siamo divertiti, è stato un bel matrimonio, comunque vi lascio al video. E io ho girato fino a dove avete visto, poi ero in ritardo, ritardissimo, perché dopo bisognava andare via e quindi ho fatto uso di corsa, mi sono vestita alla svelta e comunque il risultato l'avete visto, almeno credo, non mi ricordo se ho fatto vedere il trucco finito, non ricordo assolutamente, comunque vi metto le foto e niente ragazze, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi lascio alle foto del matrimonio. Cuoricino e dentro c'è la Nutella, un barattolino di quelli come vanno ora. E qui c'è una frase, c'è scritto: tutto ciò di cui hai bisogno è amore, ma un po' di cioccolato non fa male. Citazione Charles Schulz. E questa era la bomboniera, molto carina, eh? Gnami, più che altro molto golosa.